Buongiorno ragazzi. Dopo aver visto quali sono le strutture anatomiche in aula sul cranio, le strutture anatomiche da salvaguardare nel nostro cavallo, andiamo a vedere come i diversi tipi di capezzine possono aiutarci e possono rispettare le strutture anatomiche e i punti di particolare criticità. Cominci tu a darci qualche indicazione sulla tua capezzina, che è una capezzina messicana. Una capezzina incrociata messicana. Allora, questa capezzina viene usata soprattutto per i cavalli che tendono a muovere troppo la mandibola, ma non solo. Viene anche usata per i cavalli, per esempio giovani, che hanno qui delle fave dentali e quindi aiutano a non dare fastidio soprattutto a questa zona qui e la salvaguardiano. Ci fai vedere come indicativamente come si mette? Sì. Abbiamo un cavallo particolarmente televisivo con gli occhi gazzuoli, è molto elegante. Okay. Ecco, questa capezzina, per cui ci sta dicendo Maria, allacciandosi molto in posizione molto arretrata, va a rispettare questa regione, per quei cavalli che in questa regione hanno dei problemi, giusto? Sì, adesso non entra fa niente, in bugo, fa niente, però... ci basta ecco. Vedere come salvaguardia, come salva questa regione. Toglila pure e Marta invece ci farà vedere una capezzina. Che capezzina è? Questa è una capezzina irlandese, molto semplice, senza chiudi bocca. Viene posizionata. Per posizionarla correttamente così, cosa devi fare? Dobbiamo stare attenti a lasciare lo spazio di due dita messe in questa posizione sotto la cresta facciale in modo appunto da non creare lesioni e lasciare abbastanza morbido il capezzino. Così. Cioè come sul labiale devi stare... Sì, attenta che non, il morso non sia comunque troppo tirato. E è una capezzina appunto delicata che va bene anche per i cavalli giovani puledri. Grazie. Proseguiamo nella nostra analisi della capezzina. Angelo e Emma, ci illustri che capezzina hai? Allora, in mano una capezzina inglese con l'aggiunta del chiudi bocca. Questa tipologia di capezzina col chiudi bocca è utilizzata nel momento in cui c'è un cavallo, andiamo a montare un cavallo che ha l'abitudine di aprire troppo la bocca. Il vizio di aprire troppo la bocca, ovviamente sempre con l'accortezza di avere la giusta larghezza, tensione. La giusta tensione. Okay. Ci fai vedere come la posizioni? Per cui sempre una sufficiente larghezza in modo che una mano in questo senso passi comodamente. Due dita. Ok, il chiudi bocca, così un pochettino alta, dovresti abbassarla un po'. Prima di allacciarla io la allungherei un pochettino. Perché è un po' troppo vicina alla cresta facciale. Ok, non star lì a lasciarla, falla scendere un po'. E il chiudi bocca dove lo metti? Lo metti? Lo posizioniamo in questa posizione. Davanti all'imboccatura. Davanti all'imboccatura e non sulla... Per cui l'imboccatura passa in questa posizione, sarà in questa posizione. Il chiudi bocca passa davanti all'imboccatura, sempre pensando che la pressione qui è sempre un po' critica, questa capezzina, perché vi ricordate che avevamo individuato questo punto come un punto di criticità, perché le ossa nasali da questo punto in poi, in direzione rostrale, sono molto delicate, ok? Per cui dobbiamo stare molto attenti a questa situazione. Slacciala pure. Emma, ci fai vedere la tua capezzina? Che tipologia di capezzina è? È una capezzina con ritorno da dressage. Perché ci dici che è da dressage? Perché viene spesso usata. Viene spesso usata nel dressage. Perché ha la caratteristica di essere molto larga, molto imbottita. Molto bene. Ci fai vedere come si mette.
sempre attenzione a rimanere sufficientemente distanti dalla cresta facciale. Bisogna stare attenti sempre a non stringere troppo sotto per permettere comunque la masticazione al cavallo. Certo, il concetto è sempre che deve passare qua sotto una mano comodamente, così anche deve passare comodamente una mano in questo senso, per permettere la sufficientemente espressione del cavallo. Il cavallo deve poter continuare a comunicarci delle situazioni. Per cui le capezzine non vanno messe per tenere esageratamente la bocca chiusa e il cavallo deve poter continuare a poter masticare e a deglutire. Grazie Emma. Continuiamo con la nostra analisi. Andrea e Matteo, i nostri diplomati, che hanno qualcosa di un po' più particolare da farci vedere. Matteo, che cos'è questa? Questa è una Kineton. Allora, o in italiano si può dire anche apparato nasiera, in inglese Kineton. Che cos'è? Allora, questa è una specie di capezzina, praticamente l'imboccatura va a appoggiarsi qui su questi archi, mentre questa fascia qui si poggia sul naso. Certo. Allora, possiamo dire che... Facciela vedere in vivo, almeno... Okay. Così, un po' lunga, prova allungala, cioè un po' corta, scusami, allungala un attimo. Ok, che funzione ha questo apparato nasiera, questa capezzina Kineton? Per quello che abbiamo studiato, che è comunque una capezzina abbastanza forte, perché anatomicamente abbiamo visto che non va a interferire con il forame facciale, però va a interferire con l'osso nasale. Perché per cui, detto? Questo è per i cavalli molto forti che tendono a puntarsi un po'. Si usa parecchio nelle corse. Anche per i cavalli da corsa. Da corsa, sì. Per cui ripartisce un po' l'azione dall'imboccatura al naso. Al naso. Perché agisce. C'è stato un famoso cavallo, Red Ram, che ha vinto 2 volte il Gun National, che montava, veniva montato con questo apparato nasiera. Questa applicando la tensione con le redini. Per cui io simulo l'imboccatura con le mie dita, ebbene nel momento in cui aumento la trazione agisce un pochettino anche sul naso. Certo. Grazie Matteo. Andrea invece adesso ci presenta uno studio, è una capezzina particolare, puoi dire qualcosa? Sì, questa è una testiera che spesso si vede in concorso, è una testiera Miclem. Molto nuova, che la possiamo vedere. L'ha concepita per rispettare al meglio tutti appunto quei parametri che avevamo detto di criticità. Quei punti di criticità che erano la cresta facciale, i forami. Infatti, se vediamo in questo modo, sono tutto molto libero, ok? Si fissa in questo modo. Ok, sempre controllando che di lasciare un buon spazio. Questa capezzina può essere usata anche come beatless, giusto? In questo caso questa non lo ha, ma si può utilizzare nei nuovi modelli passando delle seconde redini qua sopra, in un passante, passandola all'interno, incrociando. Ci illustri questo punto di cui avevamo parlato ieri, che è molto più largo e molto più imbottito proprio per salvaguardare la regione della nuca, giusto? Inoltre si può utilizzare o con questo moschettone, con questi tipi di moschettoni, quindi ripartendo l'azione della nostra mano sia sul filetto che sulla capezzina, oppure senza, come un normale filetto. Per cui distribuisce in modo molto più funzionale e uniforme, come hai detto poi tu, le pressioni, e va a rispettare quei punti, il forame facciale, la cresta facciale, quei punti che erano la nuca, la regione della nuca, la regione del naso, va a rispettare tutti quei punti di particolare criticità. Grazie Andrea. E grazie a lui, grazie. È stato bravissimo e molto paziente. Gli metti a posto la capezza e lo rimettiamo nel box. Molto bene, abbiamo finito questa lezione. Ragazzi, venite pure. Vi ringrazio per l'attenzione. Continuiamo lungo il nostro percorso per diventare istruttori. Ringraziamo anche Benz, cavallo estremamente fotogenico e telegenico.
che è stato pazientissimo con i suoi occhi dolcissimi. Grazie a tutti e alla prossima lezione. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Buongiorno ragazzi!